Presidente, l'importanza di questo comitato scientifico che mette insieme 24 distretti turistici, a cosa mira e quali saranno poi i vantaggi? Il comitato tecnico-scientifico è di altissimo livello, sono tutti campani e ognuno di loro racconta una storia di se stesso, di successo. Ed è questa la nostra sfida, insieme a loro affrontare le tematiche dello sviluppo per poter fare qualcosa di più e qualcosa di meglio. Dopodiché, organizzando una cabina di regia con il mondo delle imprese, con il mondo delle associazioni sindacali, anche con le Proloco, insomma con tutti quelli che hanno ruolo all'interno della filiera turistica, immaginiamo di poter pianificare e insieme poter mettere in campo una strategia che possa essere vincente, chiaramente a fianco agli enti locali e a fianco alla struttura regionale e chi dai piani più alti potrà guardare con attenzione e con grande predilezione alla regione Campania. Tra i distretti turistici ci sono anche le bellezze isolane. Assolutamente sì, abbiamo Procida, abbiamo Ischia, abbiamo Capri, diciamo la verità. Proprio la parte isolana rappresenta il punto di riferimento a livello internazionale per il turismo del mare, ma ci sono tanti altri distretti dell'area interna, c'è la stessa Napoli, c'è Pompei, insomma, c'è anche la Valle di Lavro. Insomma, istituendo 24 distretti abbiamo dato voce turistica a territori non molto noti, perché quella è la nostra sfida, incrementare il livello del turismo e portarlo nelle aree interne della regione Campania insieme alla valorizzazione delle parti già note. Dico di più. Sono assolutamente convinto che questa cosa potrà funzionare. Sta funzionando anche in questi mesi grazie al Covid, che molti hanno quel turismo di prossimità, ha scelto questo tipo di strutture nelle aree interne per stare un attimino più sereni. Ma il Covid passerà, l'importante è continuare a gestire questi flussi in modo positivo e fare una grande campagna di comunicazione per la valorizzazione del territorio campano.